funky. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di un confronto tra le nuovissime Beats X che sono uscite la settimana scorsa, di cui vi ho già portato un video di unbox che vi lascio qui sopra nelle informazioni, e le fantastiche Apple iPods. Sono molti infatti i punti in comune, ma anche moltissimi i punti di separazione, ma soprattutto come suonano. Prima di iniziare però un consiglio anti-medioevo. Sapete benissimo infatti quanto mi piace viaggiare, quest'anno è stato il turno della Scozia, del Portogallo, di Mosca, di San Pietroburgo e anche di Berlino con i ragazzi del team. Però una cosa hanno in comune tutte queste esperienze. Checkout alle 11, ma il volo è la sera tardi? Atterri alle 9, ma il check-in è alle 14? È per questo che il video di oggi vi è offerto da Bag App, un'idea trasformata in app. Con questa applicazione gratuita per i vostri smartphone potrete infatti ricercare, prenotare e raggiungere facilmente i migliori depositi bagagli al prezzo più conveniente. Il bello ovviamente è che non parliamo di classici depositi, ma di strutture convenzionate come bar, hotel, ristoranti e attività in generale, quindi praticamente ovunque. Il servizio ovviamente è già attivo nelle principali città europee, ma ovviamente è anche in continua espansione. Se l'applicazione vi interessa, vi lascio il link per il download gratuito qui sotto in descrizione. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo dal punto forte, ossia dal nuovissimo chip V1 che è stato introdotto in queste nuove Beats X. È lo stesso ovviamente che era già stato messo nell'Apple iPods e anche in alcuni altri modelli prodotti sempre da Beats. Qual è il punto di forza di questo nuovo chip? Primo, il pairing super rapido con qualsiasi dispositivo, basta un tocco e siete connessi. Il secondo punto di forza è il fatto che mette in cloud il vostro dispositivo e permette di raggiungerlo da qualsiasi altro vostro computer, iPad, tablet o smartphone. Anche l'Apple Watch si connette in maniera super veloce e super facile con queste nuove Beats dotate di questo chip. Ultimo punto, ovviamente, la gestione molto ben ottimizzata del consumo energetico. Le Beats X durano ben 8 ore, che è un'ottima cifra. Ovviamente è molto inferiore alla durata dichiarata delle Apple AirPods, siamo infatti lì attorno alle 12 ore, però non vale molto il confronto perché lì stiamo calcolando anche l'apporto energetico del piccolo case che viene dato in dotazione. 8 ore sono ottime, ma quello che è ancora più interessante è la nuova tecnologia di ricarica che hanno a bordo. Si tratta di questa nuova modalità, appunto, che con solo 5 minuti di allaccio alla corrente vi dà 2 ore di riproduzione, ed è fantastico perché immaginatevi di esservi dimenticati di ricaricarle una mattina, mentre vi lavate i denti le mettete in carica e siete pronti a farvi praticamente una giornata di trasferimenti in treno oppure di palestra. Altro punto di forza è il fatto che finalmente in queste Beats X hanno messo una porta Lightning per ricaricarlo, al contrario di tutti gli altri prodotti Beats che utilizzano la micro USB, ed è una scelta molto intelligente perché hanno valutato che se uno compra queste Beats con il nuovo chip V1 che parla praticamente solo con l'ecosistema Apple, avrà probabilmente nelle tasche un iPhone e quindi di fatto non girerà con un medioevale cavo micro USB ma utilizzerà un futuristico cavo Lightning. Ma tranquilli, ci pensa Apple a portarvi subito nel medioevo. Da un lato infatti in confezione vi fornisce questo fantastico cavo con un'estremità Lightning, dall'altro lato dello stesso cavo, tra l'altro cortissimo, ci mette un USB di tipo A, e quindi siamo subito nel medioevo, perché se siete felici possessori di un MacBook 12 o di un nuovissimo MacBook Pro con la porta USB-C, non potete utilizzarlo se non utilizzando appunto uno scomodo adattatore. Oh you, Apple! Cosa che io trovo scomodissima di queste nuove Beats è il fatto che non si spengono da sole. Sono abituato alle AirPods che basta toglierle e metterle all'interno del case per accenderle e spegnerle totalmente in automatico. Non ci sono tasti, non ci sono cose da tenere in considerazione. Queste Beats sui due padelloni che sono appoggiati sul collo hanno un piccolo tastino che serve appunto per accenderle. Qual è il problema? Primo che bisogna ricordarsi di farlo, perché se poi ve le togliete e le mollate lì, loro rimangono accese e ve le dimenticate e rischiate di farle scaricare. Il vero punto negativo è il fatto
che il tastino per l'accensione, nonostante abbia un design molto simile a quello del blocco sblocco di iPhone, abbia in realtà un pessimo feedback. Non vi accorgete se lo premete o no a una corsa talmente minima che è impossibile rendersene conto. D'altro canto bisogna anche tenerlo premuto per un secondo quando lo si accende, non basta un solo click, e quindi per quanto mi riguarda è piuttosto fastidiosa questa cosa. Poi non dimentichiamo anche il fatto che quando le togliete non c'è la pausa automatica, perché non hanno il sensore di prossimità come quello delle AirPods, e quindi qui siamo proprio ampiamente nel medioevo. Vorrei dire qualcosa anche a proposito del case. Le AirPods hanno un case stupendo, bellissimo dal punto di vista del design, molto piccolo, sta in qualsiasi tasca, è appunto molto bello e serve anche per ricaricare le cuffiette, quindi è veramente ottimo da avere sempre con sé, perché vi dà una piccola riserva di batteria. Le Beats hanno invece in dotazione un case in silicone, per carità anche sempre di qualità, perché è lo stesso dei cinturini di Apple Watch, quindi non raccoglie pelucchi eccetera eccetera, però è scomodo perché per riporre le cuffie all'interno bisogna fare una manovra magica per piegarle in un certo modo e inserirle dentro, e soprattutto non si chiude, quindi quando lo mettete in tasca tra un movimento e l'altro le cuffie probabilmente escono almeno per metà, veramente come scelta per quanto mi riguarda. Parlando di ergonomia invece, che è uno dei fattori più interessanti per quanto riguarda le AirPods o comunque più discussi, qui siamo su un altro livello, perché ovviamente in confezione vi vengono dati dei tappini per adattare gli auricolari al vostro orecchio, quindi di sicuro vi andranno bene queste cuffie, potete semplicemente cambiarli e metterli all'interno delle orecchie. Tra l'altro, col fatto che sono cuffie in ear, l'isolamento è fantastico, praticamente non si sente nulla di ciò che accade all'esterno, è un isolamento di tipo passivo ma è anni luce superiore a quello delle AirPods, che di fatto non hanno isolamento e si sente tutto quello che accade attorno a voi. In dotazione in confezione vi vengono dati anche dei supporti che per AL, che servono per incastrarsi nelle orecchie per quando fate sport e avere una sicurezza maggiore di scivolamento all'esterno del vostro orecchio. Devo dire funzionano piuttosto bene, secondo me sono un'ottima cuffia da utilizzare per fare sport. Ovviamente non hanno neanche lontanamente la meraviglia di essere totalmente wireless, full wireless come sono le AirPods, hanno un maledetto cavo che gira attorno al vostro collo, però devo dire che è stato pensato piuttosto bene. Avete infatti una parte del cavo che è semirigida, che serve appunto per passarla attorno al collo e far posare il peso delle batterie e dei sistemi di connessione sul vostro petto. Poi parte un filo che arriva fino alle vostre orecchie e siete tranquillamente liberi di muovervi senza che vi infastidiscano, vi diano fastidio. Anche con la giacca potete farla passare fuori dal cappuccio ad esempio, e i vostri movimenti sono totalmente liberi, veramente buono da questo punto di vista. Sulle Beats inoltre è presente un telecomando per richiamare Siri, per avanzare di traccia, abbassare e alzare il volume, cosa che invece nelle AirPods non c'è. Per utilizzare questo tipo di controlli è necessario fare il solito doppio tap, richiamare Siri a voce e fare la figura degli ebeti quando siete in giro per strada a comunicare con Siri per alzare e abbassare il volume. Dal punto di vista ergonomico quindi sono molto belle, perché voi potete togliervele, buttarle al collo e loro con un magnete si attaccano, tra l'altro rimangono comodamente appese al vostro petto e potete dimenticarvi di esservele tolte, però ricordatevi che dovete spegnerle, piccolo dettaglio. Andiamo ora a parlare della cosa più importante, ossia del suono. Si tratta di un paio di cuffie che non hanno la solita firma delle Beats, ossia bassi estremamente pronunciati. Abbiamo un profilo abbastanza flat, nel senso che non eccellono né negli alti né nei medi né nei bassi, sono piuttosto mediose direi, quindi con un'accezione un po' negativa, perché non colorano i suoni in nessuna maniera specifica. Questo per quanto mi riguarda di solito è un punto a favore, però si tratta di un paio di cuffie che servono principalmente per essere utilizzate con Apple Music, per essere utilizzate in mobilità, quindi senza cercare la fedeltà assoluta nella riproduzione, quanto più nell'intrattenimento acustico, se così vogliamo chiamarlo. In questo senso ho avuto modo di provare dettagliatamente il confronto tra le AirPods e queste nuove Beats X e ho scoperto che, almeno a mio gusto, sono molto superiori, o comunque abbastanza superiori, le AirPods. Questo perché hanno un suono più coinvolgente, più strutturato, e hanno anche dei bassi leggermente più avvolgenti, quindi si sente meglio, ovviamente a patto di inserirle all'interno delle orecchie in maniera ottimale, cosa che è un po' difficile accada in realtà quando camminate, perché si spostano un pochettino e l'acustica peggiora in maniera molto rapida. Da questo punto di vista quindi non trovo che sia un paio di cuffie che consiglierei, soprattutto se consideriamo che siamo sui 150 euro di prezzo per quanto riguarda le Beats e sui 170-169 per quanto riguarda le AirPods. Mi sembra?
La differenza di prezzo non è così tanta, ma in un caso vi portate a casa un paio di cuffie super tecnologico, veramente fighissimo dal punto di vista estetico, comodissimo, full wireless, qualcosa che ancora non si era visto fatto in maniera così eccellente, almeno per quanto riguarda il mondo Apple. Dall'altro lato vi portate a casa una cuffia cablata come tutte le altre, neanche troppo riuscita dal punto di vista del design, costosa praticamente uguale, però con questo maledetto filo. Può essere un'alternativa da valutare se siete degli sportivi o se avete bisogno di fare particolare attività fisica e soprattutto se le AirPods non vi vanno, perché qui avete appunto gli adattatori e avete paura di perdere. Non vedo l'ora che questo chip, il brevetto del chip, venga venduto a BEO e ad altri marchi internazionali che si occupano di audio per avere eccezionale acustica e comodità estrema dal punto di vista dell'usabilità. Detto questo, che altro dirvi? Lasciatemi un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate, qual è la vostra opinione su queste nuove Beats, se preferite le AirPods, se preferite un altro paio di cuffie o se volete uccidermi nel sonno per quello che ho detto, ma soprattutto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e potete tranquillamente acquistare sia le AirPods che le Beats dai link che vi lascio qui sotto in descrizione. Grazie e al prossimo video.